Il mio più grande incubo è l'acqua. Qualcuno di voi lo sa, non so nuotare. Se mi faccio la doccia, affogo. Quando piove rischio la morte per affogamento. Se mi fai un gavettone, i miei polmoni smettono di funzionare. Faccio fatica a lavarmi. Ma oggi siamo qui nei mari più tempestosi per vincere delle importanti battaglie. Prima di iniziare, una piccola raccomandazione. In questo video mi pagano, però dato che non so italiano, quindi non capisco. Lasciate nei commenti un commento dicendo che straordinario videogame. In più cliccate nel link in descrizione perché oggi su World of Warships affronteremo delle avventure mai viste. Bentornati sul mio secondo canale. Oggi video speciale su World of Warships. In descrizione avrete il link per scaricare il gioco. Se utilizzerete questo link per scaricarlo e registrarvi avrete niente po' di meno che Marco Materazzi come capitano della vostra nave. Materazzi sarà disponibile dopo aver fatto 15 battaglie iniziali, quindi ci giocate e lo potrete utilizzare. Inoltre tutti i nuovi che scaricheranno il gioco avranno anche una nave italiana di livello 3. Viva l'Italia! Ovviamente World of Warships lo andiamo a scoprire fra pochissimo, è un gioco in cui con la nostra nave e insieme al nostro team dovremmo affrontare un team di navi nemiche e vincerle, ovviamente dipendentemente dalla modalità che scegliamo di videogiocare. Inoltre se scaricate il gioco attraverso il link che vi lascio in descrizione avrete uno starter pack dal valore di 30 cucuzze, 30 bombette, 30 mitraglioni, 30 patate. Quindi mi raccomando, fatelo. Non vi interessa? Non me ne frega cazzo, scaricatelo quale dal link, dai, su. Nel gioco ci sono diverse classi di navi, diverse modalità, diversi paesi addirittura che andiamo immediatamente a scoprire. Come vedete, il capitano è Gianmarco Materazzi. Voi non ci crederete mai, ma a questo videogame io ci ho già giocato. Come vedete abbiamo vari paesi. Noi scegliamo l'Italia perché siamo nostalgici, ma allo stesso tempo patriottici. Ovviamente andiamo ad utilizzare la Montecuccoli. Voi vi chiederete che cazzo è la Montecuccoli. È la nave delle navi. Siamo al porto di Taranto. Questa è la gloriosa Montecuccoli. Ovviamente la facciamo nera. Sì, nera. Io non perderei moltissimo tempo in realtà, mi andrei a fare un paio di game, vediamo cosa succede. Ci sono tre modalità, cooperativa, casuale e operazioni. Operazioni non so cosa sia. Nelle operazioni la tua squadra deve completare vari incarichi mentre affronti bot. Ok, io proverei a fare una casuale, vediamo quanto bestemmiamo. Se bestemmiamo troppo, amen. La Montecuccoli, la gloriosa Montecuccoli. La squadra è pronta. La Montecuccoli. Tipo dominio questo dovrebbe essere. Buona fortuna e vento in poppa, ci dice Pitei. Come faccio? Generatore di fumo avviato. Ho sbagliato? Oh no, stanno marijuanando. Nettuno non ci è favorevole. Nettuno non ci è favorevole? A tutte le unità, catturate quell'area. Ma chi è che ha doppiato? Ah, è Materazzi che parla. Mi ricorda un sacco cortina fumogena. Mi ricorda un sacco Ceila che cecchina questa roba. Scrutiamo l'ambiente, vediamo se c'è qualcuno oltre il mare, cioè oltre le colline. Non c'è, eccolo lì. Allora, tecnicamente se lo spari qua lo prendi. No, non è vero, non lo puoi mai prendere. 14 km sono effettivamente troppi. Mazza, fratello, ho lisciato di 60 metri. Allora, noi abbiamo anche gli aerei, Centrare il fuoco sul bersaglio. Materazzi, però, oh merda. Oh no, ma hanno una mira devastante. Qui siamo 2 contro 4. Nessuno ci sta aiutando. Mi sa che mi colpisce qualsiasi cosa. Ah, stiamo catturando A. Frate, mi vieni addosso così. Questo è un coglione. Non ci credo. Meno male che non c'è fuoco amico. Siamo morti. Stanno massacrando. Oh, merda, frate. Ma come motore danneggiato? Ma mi stanno... Ma respawno? No, prossima. Dobbiamo assolutamente muoverci in squadra. Perché altrimenti... Marco, Marco, mi stai dando fastidio. Dobbiamo giocare insieme agli altri perché sennò non ne usciamo vivi. Guarda com'è fatta bene l'acqua. Dici, sarebbe strano se un gioco di navi avesse l'acqua fatta male. Manda gli aerei. Caccia in volo. Guarda lì là. Dovrei sparare in avanti per colpirlo. Occhio che questa è buona. Oddio, frate, l'ho preso. Bravissimo. Dai che gli stiamo a romper culo a quello. Dai, frate, che non c'ha speranze. Colpiscilo. È morto. Letteralmente morto. Boom. Quello è morto però, Dai, frate, che è morto. Non ci sta capendo nulla. Boom, altra nave distrutta. Vabbè, frate, sono... Incrociatore nemico distrutto. Marco, stai calmo. Se un altro che muore fra poco, Mandi gli aerei. Fai 3. Frate, che non c'ha speranze questo. Buono. Sta a fare un danno dopo l'altro. Non gli stava a fare un danno o sbaglio? Madonna, come lo sto aggirando, bro. Questo lo sto umiliando. L'arma incendio. E come si spegne? R. Incendio domato. Buono. Dai che è umiliato. Problema risolto, signore. Buono. Frate, è morto, è morto, è morto, è morto, è morto. Ma non mi dà la kill a me. Non mi dà la kill a me, però. Va bene, è importante averlo massacrato. Che cos'è? Non lo so. Due cosa sono? Missili più missili? Ma che fa? Si è incagliato. Si è incagliato, si è incagliato. Eh sì, ma gli stiamo a romper culo. Se lui li ha preso dove? A quelli? Non è un pericolo, brother. Colpo dalla distanza, te vedi? Qua. Colpiscilo. Merda! No, non potevo morire. È 4v4. Guardate, la performance che ho fatto è devastante. Il problema è che...
Mandala aerei. Dovremmo stare vicini. Sì, ma i nostri, ma dove cazzo sono? Ma che cazzo fanno i miei? Ma i miei. La mia squadra sta un po'. Me mando, eh. Siluria dritta. Vabbè, abbiamo perso. Non vinceremo mai sta roba. Ma non vinceremo proprio mai. Ma è impossibile. Ci stanno pushando come dei malati. Tocca levare una nave. Colpiscilo. Bravo. Occhio, occhio alla montagna. No, sì, è improbabile vincere sta roba. Stanno per massacrare. Merda, ma sono due. Non mi si muove più la nave. Siamo morti. No, siamo morti. Capito, frate, io ho fatto il mio meglio. Ma siamo 2v1. Abbiamo perso. Io posso fargli più danno possibile, frate, ma... Sono morto, sto esplode. Sto esplode. Ma loro sono molto più organizzati di noi. La squadra nemica è in vantaggio. Tua madre è morta. Ecco che è successo. Ho fatto un gameplay assurdo però. Dov'è la nostra nave? Ma guarda questo. Cioè, ti rendi conto questo che sta facendo? Frate, ma che cazzo fai? Guarda come gli arrivano gli aerei. Bro, c'è un aereo dietro. Sparito. Non ce la può fare. Ma sta scappando. Stanno catturando la base, bro. È finita qui. Arrenditi. Peccato, avevamo iniziato benissimo e oggi va pure bene. Cioè lui sta facendo il giro per catturare la loro base, ma non farà mai in tempo. Ci crede, ci crede. Cioè lui vuole fare il giro, entrare nella base e catturarla, ma gli altri stanno più stanno molto più di metà e ti stanno lanciando dei missili. Bro, merda. Ma te l'hanno tirati? Madonna, che mira, frate. Ma che è? Porca troia. Mettiti l'occhiale. Ce n'è uno davanti. L'ha fatto fuori. Ma ha iniziato a catturare la base un po' tardi. Abbiamo perso. Ne riusciamo a vincere una? Ma ci sono delle statistiche? Cioè, quante kill ho fatto? Lo posso sapere? Ho fatto 22.000 di danno, 49 colpi messi a segno, 2 avvistato, 2 distrutte ho fatto, eh. Non ci siamo comportati male, te dico la verità. Voglio vincere una però, frate. Se no è inutile. Individuato. Mandagli caccia. Oh, l'ho colpito? Ma è morto? Ma è stato esploso? Come è morto quello? È una cosa, fai il giro da dietro la montagna. Io spammerò un F7. Ho bisogno di dati. No, un F8. Posizionare una cortina fumogena. No, un F2. No, non posso. Un F3. C'è niente, F1. No, F4. Invio comandi rapidi troppo spesso. Ma mi fai parlare col mio team? Sto a rischiare, eh. Perché mo me ne trovo 60 davanti. Però non prendiamo una cazzo di bandiera. Più che altro io li vedo nella mappa, ma loro mi vedono nella mappa. Ma che è sto casino su AU? Massacralo, te prego. Mi stanno a romper culo. Uccidi una nave. Uccidi una nave? Ma come si luri? Merda! La squadra nemica è in vantaggio. La riusciamo a vincere una? Una sì, ve prego, una. Perché avevamo già una nave di meno? Pusciamo quella a destra, brother. Intanto spara ie per fargli paura. Però stiamo a pushare 3 quello. Oddio, se lo colpisco voglio dei soldi, eh. Mazza, fratello, veramente. Non può colpirmi, no? Madonna, mi ha lisciato di un centimetro, ma è un fenomeno. È stata colpita da un impulso sonar. I siluri del sommergibile nemico possono essere guidati verso il settore evidenziato. Che cazzo vuol dire? Ah, che non posso sfuggire ai missili? Siluria dritta. Ecco, me li evito. Mi stanno seguendo in automatico. Siluria dritta. Frate, non posso. Siluria dritta. Ma mi stanno seguendo? Ok, l'ho lisciati. Ok, buono. Dai. Buono, morto. Non so se l'ho fatta io, ma l'ho colpito. Buono. Buono che lo stiamo colpendo. Dai, perché è sparita? Eccola. Ah, certo. Ah, era diventata invisibile. No, frate, ma questi sono delle brande. T'ho colpito anch'io, però. Siluria dritta. Li lanciamo pure noi. Doma l'incendio. Ti prego, di morì. C'è uno di vita. Siluria dritta. Non puoi sopravvivere. La nostra squadra. Godo. È in vantaggio. Godo. Secondo me la tecnica adesso è che dobbiamo andare lì dove... Ma questo? Ma chi l'ha lanciato? Ma cos'è quel sommergibile lì? Dobbiamo andare dritti da qua. Dobbiamo superare l'incendio. Oh, merda. Non ci credo. Falla nello scafo. Porco. Riproviamo. Si sa come sono esploso. Comunque esplodo nelle maniere più storte del videogame. Io non ci posso credere. La Montecuccoli. Sì, stiamo con la Montecuccoli comandata da Marco Materazzi. E veniamo esplosi, implosi, umiliati. Zero speranze. Andiamo da quella lì a 13 km. Che cazzo mi ha sparato, mo? Che fai cazzi tu una volta? Mi hanno colpito da 60 km. Buono. Manda gli aerei. Cos'è possibile colpirlo così? Cioè, me sì. Merda, di pochissimo. Sì, è impossibile. Guarda, questi mi colpiscono da comunque Mi colpiscono sempre loro. Sai, vuol dire sempre, frate? Sempre. Sì, ciao. Cioè, non sbagliano un porco di colpo. Non sbagliano un colpo. Oddio, è esplosa la nave, godo. Problema risolto, signore. Ma problema risolto, c'ho mezza vita, Marco. Ma ti rendi conto? Incredibile, sì. Vediamo se riusciamo a non essere massacrati. Perché una nave nostra è gay e rosa? Giochiamo la ragionata, no? Secondo me quello che sbaglio è che so sempre il primo. Però lì è rimasta ferma. E vabbè. Io sono sempre il primo della squadra, non va bene. Manda l'aerei. Corazzata nemica. Mi hanno colpito. Chi? Frate, chi mi ha colpito da 13 km però? Guarda come mi colpisce. Guarda. Allarme incendio. Stiamo perlomeno colpendo a questo. Ma non gli faccio danno. Torretta principale incapacitata.
C'ho già 9000 di vita, frate. Sono andato a sbatte. Sono andato a sbatte su un'isola. Mi sono incagliato. L'ultima. Ah, io sto quittando per trovare la modalità che voglio e mi ha dato condotta antisportiva. Quindi quelli rosa sono quelli non gay, ma condotta antisportiva. Ah, non posso farle. Mi hanno bannato. Facciamo una battaglia cooperativa, dai, che sembra divertente. Merda, mi colpisce. Merda, mi colpisce, sono esploso. Sono esploso. No. Abbiamo una falla nello scalo. Vediamo un po' se riusciamo a non essere umiliati da dei bot. Manda gli aerei. Faremo un danno? Ho fatto danno, godo. Siluri a prua, incrociatore. Morta. Comunque i siluri fanno un danno senza senso. Lì, ari lì. Io faccio zero danno. Raga, aiutatemi. Te prego. Oh, non gli faccio un danno. Chi mi sta a sparare? Ma dando? Danno critico al motore. Mia madre, mortacci tua. Anzi, ma questo è, ma quanto è duro. Ma non gli fai danno. Merda. Ma ti pare che rimangono i cadaveri? Mannaggia al papa. Non posso fare manovra. Un attimo. Manda degli aerei. Frate, mi stanno massacrando perché c'è un po' di cadaveri in acqua. Ma non gli ho fatto danno. Sto colpendo, non gli faccio un danno. Frate, non mi massacrare, ti prego. Danno critico a torretta principale. Mia madre. Dai, che non sta sparando a noi. Quanta vita c'hanno, zi? Quanta vita. Io non gli sto. Non gli faccio danno. Allarme incendio. Domalo. Non posso domare l'incendio. Ah, siamo morti. La nostra vittoria è vicina. Sto cazzo, è rimasta solo quella. Ti prego. Quella non è una nave alleata. Muoviti. Doma l'incendio. Guarda che non mi dà manco la kill perché adesso l'ultimo colpo glielo da un altro cristiano che non sono io, Vittoria. Contro i bot. Ma è pur sempre una vittoria. Avrò fatto una kill. Due. Che mostro. Questo era World of Warship. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per scaricarlo. Mi raccomando, fatelo, perché mi hanno pagato. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo Montecuccoli. Ciao.